车里一样。热了吗？Buongiorno, eccoci, preparate le valigie, siamo andati a salutare mamma e papà, si riparte per questa settimana intensa, veramente intensa. Ieri sera verso le 22, 21.30 circa ho ricevuto una telefonata da Anthony Barbagallo, l'onorevole Anthony Barbagallo, il segretario regionale del PD. Mi ha chiamato per preannunciarmi l'uscita di un'intervista, ed è uscita stamattina, riguardo la posizione del PD per quanto riguarda la formazione delle liste per le elezioni europee. E mi ha detto chiaramente: guarda, la posizione che noi abbiamo a livello nazionale è quella di formare una lista che è fatta da rappresentanti del PD, quindi non c'è un'apertura riguardo alle altre forze politiche. Questo te lo sto dicendo perché rispetto all'ipotesi di una ospitata all'interno del PD di un candidato di Sud Chiama Nord, è ovvio che questa situazione, anche per il collegio Sicilia-Sardegna, non è praticabile. Quindi per correttezza te lo voglio dire prima, anche perché
non è giusto che l'eventuale ragionamento che per ora si è accennato possa poi essere proposto non essendoci le condizioni. E siccome il tempo è prezioso per tutti, mi sono sentito in dovere di chiamarti per dirtelo, fermo restando quelle che saranno poi i ragionamenti per gli appuntamenti successivi, ma per quanto riguarda questo aspetto devo comunicarti ufficialmente che la linea del PD è questa. Io ovviamente voglio ringraziare Barbagallo per la sua onestà e per la sua tempestività, perché spesso il gioco delle parti che si recita per portarti fuori tempo massimo è un gioco scorretto, soprattutto quando sai che le condizioni non ci sono, e questo è fondamentale per me, perché si poteva anche aprire, tenete conto che questa è un'ipotesi che è nata simpaticamente durante la fase della legge di stabilità, col lavoro che abbiamo fatto assieme a PD e a 5 Stelle, nell'ambito di quel ragionamento si è posta la questione qualora il progetto su cui si è lavorato e si sta lavorando e che porta anche qui ora una scadenza ben precisa, che fondamentalmente questa settimana e quindi la prossima sapere definitivamente se il percorso che abbiamo ipotizzato con una alleanza con altre forze politiche basata su la struttura, su quella che in ogni caso l'ossatura principale, che è appunto Azione di Calenda. Stanotte simpaticamente il mio amico Vittorio Sgarbi ha mandato un messaggio, credo che fosse mezzanotte, che lui c'ha tutti i suoi orari, no? Mi ha detto: vedi che con Calenda non vai da nessuna parte. Ma al di là ora di parte o non parte, io ho il dovere di percorrere delle strade praticabili, e questo è stato il ragionamento che abbiamo fatto anche nell'ambito della giunta esecutiva. Quindi il percorso deve essere portato avanti correttamente, anche perché il comportamento di ciascuno è fondamentale nella vita. Come è stato eclatante il comportamento di Matteo Renzi con Italia Viva, che ha lui deciso con la sua azione di mercante in fiera, di mercante all'interno del Parlamento, di rompere un quadro nel quale c'era anche Letizia Moratti ed altri. La stessa cosa riguarda il rapporto con una forza importante comunque come il PD. Quindi la chiarezza soprattutto, anche perché noi non abbiamo fatto ragionamenti di nascosto, noi abbiamo sempre fatto un ragionamento alla luce del sole, spiegando anche le motivazioni. Quindi oggi c'è una sua intervista su La Repubblica che mi è stata appunto anticipata ieri. Io non ho, diciamo, altro da aggiungere su questo argomento, perché quando i comportamenti sono lineari c'è poco da aggiungere. Ovviamente io credo che il PD, nell'ipotesi, perché era ancora un'ipotesi e non era stata ancora avanzata il ragionamento definitivo, perché noi ci siamo dato una scadenza al 31 di gennaio nel ragionamento con Calenda, posto questo è ovvio che secondo me è una opportunità che il PD non coglie, ma sono a casa proprio, ognuno fa le proprie valutazioni, a differenza di altri e di altre rispetto sempre il contesto altrui, e naturalmente non sono
invadente, anche in relazione a quelle che possono essere e devono essere dei rapporti per una progettualità futura. Noi europei, l'abbiamo detto dall'inizio, è una competizione che ci può dare l'occasione di eleggere il nostro europarlamentare e quindi avere un quadro completo con le rappresentanze politiche in tutti i, a tutti i livelli, ma non è naturalmente la battaglia della vita, ecco, questo ci tengo anche a sottolinearlo, riguarderà altri che sono come progettualità subordinati a questo appuntamento e quindi soprattutto anche in relazione alla sopravvivenza. La nostra sopravvivenza non dipende assolutamente dalle europee, noi già esistiamo né come obiettivo per quelli che sono ovviamente il percorso che abbiamo già tracciato, le europee sono indispensabili, si fanno se ci sono le condizioni. Quindi ora su questo fronte attendiamo che ci sia questo confronto e ci sarà la prossima settimana con Calenda e con Azione e tireremo le conclusioni. La decisione in ogni caso sarà presa il 2 di marzo all'Assemblea Nazionale di Sud Chiama Nord, convocata già per a Taormina, e quindi noi in questo momento dobbiamo completare il percorso organizzativo che abbiamo iniziato. Il 31 di gennaio c'è questa scadenza importante che ci viene ricordata dal buon Ciccio Cipolla, tesseramento, costituzione dei comitati e quindi partecipazione nel mese di febbraio alle elezioni dei coordinamenti provinciali, regionali, in Sicilia è fissato il 24 di febbraio, e poi l'elezione del coordinamento nazionale attraverso l'Assemblea Nazionale che si terrà sabato 2 di marzo a Taormina. Questo per ora è il percorso che noi dobbiamo completare ovunque ed è fondamentale, l'ho detto e lo ribadisco, vale per me, vale per tutti i deputati di Sud Chiama Nord, aprire il movimento ai nostri sostenitori e agli amministratori che vogliono fare un percorso con noi. L'obiettivo per noi è sempre quello. De Luca, sindaco di Sicilia, è un movimento meridionalista, un movimento civico a trazione meridionalista che abbia la capacità di eleggere i propri rappresentanti al Parlamento nazionale, fare un gruppo vero di uomini e donne coerenti, corrette, che hanno un po' di etica che è fondamentale, non solo ovviamente in politica. Altre alternative non ce ne sono, noi guardate, non sulla dignità non facciamo sconto a nessuno, quindi tutte le sirene, anche già nei giorni scorsi, che in modo spregiudicato, perché per me oggi sentire ancora certe sirene, ma ormai naturalmente l'abbiamo ribadito e non ne vogliamo più sentire, di ancora l'ipotesi di ritornare a un ragionamento con Matteo Renzi, obiettivamente preferiamo, io per quanto mi riguarda, preferisco neanche partecipare alle elezioni europee. E qui è il tema, il 2 di marzo comunque dobbiamo prendere una decisione, la decisione sulle europee. Le opzioni sono varie, attendiamo oggi attendiamo questa settimana la presa di posizione di Calenda e di Azione, che probabilmente incontreremo la prossima settimana, e prenderemo atto da questo punto di vista qual è la valutazione che Azione vuol fare in termini di progettualità. Chiusa questa ipotesi, noi possiamo solo il 2 marzo stabilire se vogliamo fare
una lista identitaria, io non mi tiro indietro. Se noi dobbiamo fare una lista identitaria, cioè tutti in campo, e quindi avere da questo punto di vista una motivazione ben precisa con i nostri argomenti, perché ne abbiamo tanti, volerci fare una battaglia a mani nude non è la prima che faccio e non sarà neanche l'ultima. Io non mi tiro indietro da questo punto di vista. Naturalmente questo significa che dobbiamo essere coscienti che stiamo facendo una battaglia identitaria dall'esito incerto. Qual è il quadro nel quale ci potremmo trovare? Beh, guardate, se noi confermassimo il dato delle elezioni regionali alle europee, beh, tenete conto che lo sbarramento alle europee è il 4%. Il 4% per quella che è la percentuale di votanti è circa 1 milione di euro, un milione di voti. Milioni di euro ci vogliono per fare la campagna elettorale, questo è un altro argomento che comunque va affrontato. Un milione di voti in tutta Italia, noi ne abbiamo presi 500.000 sul progetto De Luca sindaco di Sicilia, solo in Sicilia. Quale diventa lo scenario? Lo scenario è molto semplice, guardate. Se abbiamo la capacità di confermare, nonostante andrà a votare il 50% in meno, perché questo diventa il tema, quindi significa la capacità da un punto di vista di battaglia identitaria di portare i nostri elettori al voto, comunque. E quindi partire dal presupposto che dalla Sicilia anche per le europee c'è questa battaglia identitaria che corrisponde a che cosa? Guardate, 500.000 voti in Sicilia alle europee corrisponde al 2% nazionale, non è che, cioè è il 50% del risultato. La nostra struttura nel meridione già è ben articolata e devo dire che anche da questo punto di vista dovremmo arrivare al 2 di marzo con dei punti di riferimento, con dei comitati e anche coordinamenti fuori dalla Sicilia in tutte le regioni. Quindi cosa potrebbe succedere? Potrebbe succedere come decisione che si va avanti da soli, si fa la bella battaglia a mani nude. Dopodiché, come si dice, il popolo è sovrano. Questo è lo scenario alternativo che ci rimane. Dopodiché tiriamo le conclusioni e vediamo anche da questo punto di vista se quantomeno il progetto su cui stiamo lavorando continua a crescere. Quindi valutazioni, come vedete, che sono con un percorso più articolato, più faticoso. Ci vogliono anche le risorse, anche di questi aspetti ne abbiamo parlato. Quindi per fare una progettualità identitaria significa anche avere dei benefattori, degli sponsor. Qual è la cifra minima per affrontare una elezione europea a livello nazionale? Dobbiamo andare a Santa Teresa, è semplice, almeno 1,5 milioni di euro, e questo è il tema, per affrontare dignitosamente una campagna elettorale per le elezioni europee, dignitosamente, non hai mezzi che ti fanno affrontare una buona campagna elettorale. Ci sei, perché il tema è anche economico, perché noi parliamo di una campagna elettorale tosta che
ti deve portare a farti quantomeno percepire dall'elettore. Poi l'elettore decide se votarti o no. Ma per poter porre l'elettore di fronte a una valutazione, è ovvio che devi arrivare all'elettore. Quindi, per arrivare intanto all'elettore, hai un costo di almeno 1,5 milioni / 2. Questo è un elemento importante. Noi abbiamo anche fatto un ragionamento che di 3 milioni per fare una buona campagna elettorale, ma almeno per arrivare a bussare alla porta dell'elettore, tu devi avere almeno 1,5 milioni di euro. Anche questo ragionamento che si può fare. Ma ci sono i benefattori in Italia che ci vogliono aiutare? Questo è il tema. Quindi il quadro è quello che io già vi avevo prospettato nella massima chiarezza. Vediamo ora, ancora da questo punto di vista non è escluso che si riesca a definire l'intesa con Calenda, e portiamo avanti una progettualità più mirata. È ovvio che l'alleanza con Calenda e altri ci porta a concentrarci fondamentalmente nel collegio delle isole e nel meridione, e quindi da questo punto di vista il nostro sforzo è ovvio che è di neanche il 50%, anche economico, ma ci giochiamo una partita in Sicilia sull'elezione dell'europarlamentare, quindi non dobbiamo fare tutto da soli. Ecco qual è la questione. Cari miei, vedete, le riflessioni a voce alta, e io che ho sempre ho sentito sempre la necessità di comunicare con voi, la chiarezza soprattutto, quindi decisione che il 2 di marzo in ogni caso ufficializzeremo, però prossima settimana già capiremo certamente la nostra necessità oggi qual è, che Calenda usi la stessa correttezza che ha usato Barbagallo nei nostri confronti e che ha usato il PD nei nostri confronti, cioè se si ritiene che non ci sono le condizioni che abbiamo posto, lo si dica subito, tutto qui, e noi poi decideremo. Non presentarci alle europee, lasciare liberi i nostri elettori, presentarci e farci la battaglia identitaria a mani nude, lo stabiliremo, lo stabiliranno i nostri iscritti arrivati a quel punto. Però è ovvio che per fare quel tipo di percorso ci vogliono le condizioni. Quindi se i nostri iscritti decidono di andare avanti con una battaglia identitaria, e allora significa anche che ci devono aiutare a trovare i mezzi. Questo è fondamentale. Vediamo intanto il 31 di gennaio come si chiude la nostra campagna tesseramento, se riusciamo intanto nell'intento di coprire tutte le regioni d'Italia, avere un'organizzazione capillare in Sicilia, e tenete conto che per noi significa che in Sicilia bisognerebbe arrivare a circa 200 comitati in Sicilia e nel resto d'Italia una cinquantina, che comunque rappresentano intanto già come punto di partenza il nucleo organizzativo in ogni regione. Come numero di iscritti penso che la soglia dei 10.000 è importante, e già come punto di partenza è un buon punto di partenza. Voglio ringraziare, sono stati circa 40.000 le scelte su 2 per 1000,
e l'incasso che abbiamo avuto è stato di 210.000 euro circa. Quindi il nostro è un elettorato popolare, perché la media del nostro 2 per 1000 è stata di circa 5 euro. Pensate che la media di altri è anche il doppio, però va bene così. Vedete, tutti coloro che nella dichiarazione dei redditi del 730 hanno messo il codice U55 dando il 2 per 1000 a noi, noi li ringraziamo. La sommatoria di tutto questo ha fatto 200.000 euro. Ovvio, il debutto è la prima volta, organizziamoci quella nostra fonte di finanziamento importante che inizierà nuovamente da maggio fino a tutto ottobre, e di conseguenza ci sarà da questo punto di vista la possibilità di finanziare il movimento, ma ovviamente se si apre, e si aprirà comunque perché dobbiamo affrontare il tema dei costi, gli sponsor, abbiamo bisogno di sponsor che nelle forme di leggi contribuiscano a questo progetto. Va bene, io ora vi lascio, saremo in viaggio per Palermo, vi raccomando l'appuntamento di Marsala, giovedì, comunque lo pubblicheremo il programma, venerdì a Genova, sabato in Sardegna, domenica Scintille